500 anni fa il mondo è cambiato. Non è stato l'unico cambiamento, naturalmente, ma pare che sia quello più documentato. Ci sono gli artisti ruinisti, c'è Piranesi, e ci sono i pittori e incisori olandesi del Seicento. Questi ultimi sono molti, tutti con la voglia di raccontare quello che c'era prima e la lenta ripresa di dopo. Nelle immagini si coglie la volontà, quasi il parossismo di mostrare cose ancora impresse nella mente o ascoltate nei racconti dei superstiti. Eventi tragici eppure all'apparenza normali. Fatalità e accettazione coesistono in un groviglio inestricabile di esistenze parallele, inserite in una natura a tratti aliena. Le scene sono di ordinaria follia, esseri alati, esseri con le corna, mutanti di ogni genere e soprattutto tanta crudeltà. Che origine ha tanta crudeltà? Ogni immagine è più di una pagina di un libro, vista l'abbondanza di informazioni. Ogni particolare, così come ogni frase di una pagina, si potrebbe analizzare a fondo perché se è stato impresso, riportato, affidato alla memoria, doveva essere importante per l'autore e quindi per l'osservatore. Gli artisti non avrebbero fatto tanto lavoro se alla base non ci fosse stato un riscontro reale. Forse neanche loro ne comprendevano il senso, ma hanno riportato tutto con precisione. Si tratta di informazioni per il futuro, affidate anche alla qualità delle incisioni, che si possono addirittura ingrandire meglio delle foto di oggi, fino nei più piccoli dettagli. E perché non dovrebbe essere così? Perché non dovrebbero essere vere riproduzioni di un mondo passato? Ritroviamo le stesse scene post-apocalittiche in Bruegel, Rubens, Bosch, ammesso che siano loro i veri autori di queste opere. Non potevano certo inventare tutti le stesse rovine. Ma se anche queste stampe, incisioni, disegni, testimonianze che ci vengono dal passato fossero vere al 10%, seppure fossero in minima parte reale ricostruzione del mondo di allora, non farebbero che riconfermare il pessimismo che molti di noi condividono, basato sulla consapevolezza che questo posto non è come sembra, ma che sia una creazione anomala, dominata dalla follia. Forse tutto il piano infinito è così. Un groviglio di esseri delle più svariate specie intende solo alla lotta per l'esistenza. Ma vediamo cosa emerge dalle immagini. Innanzitutto che il passato è un pozzo senza fondo. Infatti emergono sempre nuove testimonianze, aspetti misteriosi e sconosciuti che non finiscono mai di stupire. Ma sarà poi un pozzo che scende giù solo verticalmente o ha delle diramazioni, magari che si estendono in altre dimensioni? E quante epoche passate ci sono state? Ed erano collegate, ognuna con un inizio e una fine, nettamente separate fra loro? Di certo non arriveremo mai a capo di niente. Come districarsi in questa fauna? Chi ci somiglia di più? Fra loro questi esseri sembrano collegati, anche se in un modo che a noi può sembrare strano. Ma come comunicavano fra loro esseri con le zampe di capre e pesci, angeli con le ali e draghi? Chi erano i personaggi di rilievo in questo insieme di forme? Diverse per costituzione fisica, intenti a riti sacrificali, cerimonie pagane, adorazione di un qualche dio. Siamo imparentati con loro e in che misura sono dentro di noi? In genere noi siamo portati a considerare la bontà e la pietà come parti integranti del nostro carattere, ma qui non c'è ombra di buoni sentimenti, solo una eterna lotta fra esseri simili ed esseri diversi. E c'è sempre qualcuno che bastona qualche altro.
nell'indifferenza generale. Da dove provenivano questi esseri che agivano fra piramidi e simboli antecedenti e a quali nobiltà appartenevano quegli stemmi? Sembra poi che le cattedrali ci fossero fin da allora, come le piramidi e gli obelischi, e che fossero un mistero anche per loro, come per noi adesso. Molti si dicono in grado di coglierne la funzione, ma credo che la loro funzione fosse conosciuta solo dai costruttori. E anche qui sembra di scorgere dei cloni. Cinocefali. Non sembrano i nostri antenati, degenerazioni o esperimenti, centauri e mutanti, scontri epici, battaglie a cui prendono parte i centauri. Fuoco dal cielo. I giganti sono stati sfrattati e i nuovi coloni prendono possesso del territorio. Ragazzi con fasci littori, sicuramente una precedente civiltà. Donne che giungono su nuvole per assistere all'uccisione di un drago. Supplizi terribili e tutto si svolge nella indifferenza, nella normalità. Sacrifici di animali. Elmi, niente altro addosso che elmi. Sembra che tutti fossero nudi, eccetto che per gli elmi. Esseri volanti su strane nuvole. Armature incollate sui corpi, su veli leggeri. Rapimenti di donne. Esseri con corna, fauni, satiri, intere popolazioni con zampe di capre. Ogni sorta di esseri viventi, ma con una preponderanza degli esseri con le zampe di capre e le corna. Sono ancora loro i nostri antagonisti di oggi, anche se ora somigliano a noi nell'aspetto esteriore. Accoppiamenti. Il sole splende dopo il diluvio. Collegamenti diretti con l'Olimpo. Angeli a spasso per la città. Assedio con lunghissime catene. Bambini uccisi. Qualcuno viene bastonato, qualcuno viene ripescato dal fiume. Ancora qualcuno che viene bastonato. Scontro fra terrestri e divinità alate, un coccodrillo gigantesco, carro trainato da leoni. Una parte del mento sembra ben rasata, la spada emette fiamme. Dei sulla terra che brucia. Torri, labirinti, fontane grandissime. Donne lottano con pietre vicino a dei bambini morti. Elefanti, cammelli, ombrelli. Ercole o Alcide alle prese con le sue fatiche. Un vecchio angelo con bastone e un altro con tubi al posto delle gambe. Uccisione di un drago. Satiro con la sua famiglia. La donna munge una capra, il figlio sembra somigliare a lei, non ha le zampe di capra. Donne che odiano davvero. La ghigliottina c'era già nel 600, perché dicono che è stata inventata in seguito? Angeli con ali diverse, di libellula, contro le arpie. Officine con schiavi incatenati, corteggiamenti.
testa di gigante, un'architettura incredibile. Strane torri. Orge. Piramidi fornaci. Qui siamo oltre la mitologia, oltre la torre di Babele, oltre ogni tentativo storiografico. Siamo agli albori della creazione, eppure il mondo appare già decadente, corrotto, perduto. E, come ho detto all'inizio, in preda alla follia. Non erano come noi, eppure la crudeltà è quella di sempre.